Il 15 gennaio del 2009 un volo US Airways decollato dall'aeroporto di New York LaGuardia e diretto a Charlotte, poco dopo la partenza veniva messo in difficoltà da uno stormo d'uccelli finito nel motore. Al comandante, vista l'emergenza, non resta che tentare una manovra estrema, l'ammaraggio sul fiume Hudson. Ho un aereo che si sta tuffando nel fiume! Hai fatto il possibile, di più non potevi. Lei beve, capitano Sullenberger? Ha problemi in famiglia? Una storia di coraggio, quasi un miracolo, che lo ha portato a salvare ben 155 vite umane, tutte le persone a bordo dell'aereo. È vero, ci ha detto il capitano Sullenberg, questa è la mia storia, una storia molto personale, ma è la storia anche di un gruppo di persone, di tutti quelli che quel giorno si trovavano su quell'aeroplano. Il film racconta anche le indagini che sono state fatte sul mio conto e solo ora capisco fino in fondo che la decisione che ho preso era quella giusta. Il nostro lavoro è scoprire come un aereo sia finito nel fiume Hudson. Sull'Hudson, non precipitati, atterrati sull'acqua. Secondo le simulazioni poteva tornare in aeroporto. Impossibile, dovevo andare. Clint Eastwood dirige con la consueta maestria una vicenda che ci tiene con il fiato sospeso fino alla fine, anche se ne conosciamo l'esito, e non si limita a raccontare un incidente, insomma la catastrofe, ma si sofferma oltre che sull'emergenza, sul comandante Sullenberg, prima eroe, poi sottoposto a un'indagine per capire se oltre alle persone sarebbe potuto riuscire a salvare anche l'aereo. Insomma, 208 secondi, tanto la durata dell'incidente dal decollo all'ammaraggio, lunghi un film con tanto cuore e passione. L'Annunciazione del Beato Angelico al Museo Diocesano di Cortona, la Madonna col Bambino dipinta da Filippino Lippi al Museo Ecclesiastico di Spoleto, il Codex Purpureus al Museo Diocesano di Rossano Calabro e la splendida collezione d'arte contemporanea al Museo di Milano. Sono solo alcuni dei tesori custoditi in tutta Italia nei musei ecclesiastici che adesso, grazie all'accordo di collaborazione firmato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e l'Associazione dei Musei Ecclesiastici italiani, vengono inseriti nel sistema museale nazionale e verranno valorizzati come meritano e fruiti dal grande pubblico. I musei ecclesiastici, che ricordiamoli sono il 20% dei musei italiani, potranno così abbattere il pregiudizio che li vede come custodi solo di arte sacra e destinati esclusivamente a un pubblico di credenti. Noi siamo più di 800, abbiamo una missione comune e quindi era giusto che fosse riconosciuta la nostra specificità, che non significa chiusura nei confronti delle altre realtà museali, ma anzi portare la ricchezza della nostra specificità nel contesto culturale italiano. Con l'accordo di collaborazione tra governo e musei diocesani sono state poste le basi per la definizione di azioni programmatiche e strategiche condivise, finalizzata ad ottimizzare la fruizione e la gestione dei musei ecclesiastici, una cornice entro cui le parti potranno collaborare in una direzione comune che tende a potenziare la rete dei musei e gallerie d'arte. L'accordo di oggi ci consente di collaborare pienamente in una cornice stabile, quindi che varrà anche per le persone, per i governi, per le istituzioni che verranno dopo. Cambierà qualcosa per i territori, tanti territori italiani che ospitano questi musei? Beh, questa è la cornice dentro la quale poi vanno costruite azioni concrete. Noi stiamo lavorando anche con i musei civici, quelli dei comuni, per avere politiche comuni di promozione, di bigliettazione, di offerta, di orari, perché quando un viaggiatore arriva in una città l'ultima cosa che gli interessa è sapere chi è il proprietario giuridico di quel museo, gli interessa averli fruibili, disponibili, integrati.